Mi auguro che quei resti umani siano di mia figlia. In questo modo si chiuderebbe il cerchio, almeno potrei tranquillizzarmi un po'. Queste parole appartengono a Giuseppina Caramanno, madre di Jessica Lattuca, la giovane scomparsa da Favara, Agrigento, il 12 agosto 2018. L'enigma della sparizione di Jessica persiste da quasi 6 anni. Si presume che sia stata assassinata, ma il suo corpo non è mai stato rinvenuto. Il fratello Vincenzo era stato indagato per il suo omicidio e occultamento di cadavere, ma è morto nel giugno 2023 a causa di un improvviso malore. Recentemente, una notizia di rilievo ha riacceso le speranze di un possibile svolgersi degli eventi. Durante dei lavori di ristrutturazione in un edificio situato in via Luigi Laporta, a Favara, sono state scoperte alcune ossa. Questa struttura è nelle immediate vicinanze della residenza di Vincenzo Lattuca e del luogo in cui la ragazza è scomparsa. La mente corre subito a Jessica. Per verificare se si tratti effettivamente dei suoi resti, sono stati ordinati esami del DNA. La madre nutre la speranza che si tratti realmente di sua figlia, chiudendo così un capitolo fondamentale nelle ricerche e fornendo una tomba dove piangere la giovane scomparsa. Sussiste il timore che quelle ossa siano state collocate lì appositamente per incriminare l'altro figlio, Vincenzo. Il fratello di Jessica era già noto alle forze dell'ordine, avendo trascorso diversi anni in carcere per vari reati, tra cui furti, rapine, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Era anche stato sottoposto a sorveglianza speciale, considerato socialmente pericoloso. Secondo gli investigatori, Jessica sarebbe stata picchiata e uccisa dopo una lite scoppiata nell'abitazione del padre con Vincenzo. In quella casa erano state rinvenute tracce del sangue di Jessica. Vincenzo aveva fornito una versione dettagliata degli eventi, ma gli investigatori erano scettici nei suoi confronti, sospettando addirittura la possibilità di complici. La sera della scomparsa, Jessica era stata avvistata in strada da uno zio e da un amico. Si era recata a trovare il fratello e insieme avevano condiviso qualche birra. Vincenzo sosteneva di aver accompagnato la sorella a casa e di non averla più vista da allora. Da quel momento, la ragazza sembrava essere semplicemente sparita nel nulla. Il principale sospettato iniziale era l'ex compagno di Jessica, Filippo Russotto, padre di 3 dei suoi 4 figli, indagato per maltrattamenti che avevano portato all'omicidio, sfruttamento della prostituzione e occultamento di cadavere. Si era anche ipotizzata l'ipotesi di coinvolgimento in un ambiente a luci rosse. Un'intercettazione tra l'ex datore di lavoro di Jessica e un amico suggeriva la presenza di clienti e denaro. Un'amica di Jessica, coinvolta nelle intercettazioni, aveva rilasciato diverse interviste ai media su questo argomento, ma poi aveva improvvisamente ritrattato. Nel frattempo, gli investigatori avevano analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza disseminate per il paese e vicino alla casa da cui Jessica sarebbe dovuta uscire quella sera. Nessuna traccia della ragazza era emersa dai video, portando all'ipotesi che potrebbe non aver mai percorso quelle strade, suggerendo invece che potrebbe essere stata uccisa all'interno della residenza. Secondo l'ultima ricostruzione, il responsabile del delitto sarebbe stato proprio il fratello Vincenzo. L'ex compagno di Jessica spera che la verità emerga presto, anche se è ancora segnato dalle accuse ricevute dagli investigatori in passato. Com'è possibile che all'epoca i cani non abbiano fiutato la presenza di ossa umane a 2 passi dal luogo in cui era scomparsa Jessica? Questo fatto è strano. Quando fecero le verifiche a casa mia mi buttarono fuori e fecero un film, disse. Saranno necessari circa 2 mesi per determinare con certezza a chi appartengano le ossa ritrovate.